un'esperienza molto interessante, seppure sia per me. Questo è uno sciopero nazionale che viene indetto proprio per rilanciare la necessità che questo servizio sanitario che ci è stato invidiato per tanti anni da gran parte del mondo riesca a poter essere tale. Mentre invece la tendenza è di ridurre continuamente sia il personale, sia le strutture, sia anche gli strumenti di lavoro e cedere parte della sanità pubblica al privato, privato classico e privato no profit, a discapito poi dell'interesse collettivo delle persone. Si parla anche in Toscana, parliamo di assunzioni, ma in realtà le assunzioni previste sono soltanto la copertura del personale che andrà in pensione nei prossimi anni, quindi non ha niente a che vedere con le carenze di personale storiche che ormai ci portiamo dietro da anni e che potrebbero ridare un po' di sollievo alla gestione della sanità pubblica. Nel 2017 siamo passati da 500.000 posti letto a 190.000. Senza parlare poi appunto del problema Covid, perché anche qui in Toscana non si è stato fatto niente né sul tracciamento, cioè le strutture che dovevano essere messe in moto per poter arginare il problema a monte del Covid è stato saltato completamente, non si è stato in grado neanche di mettere su uno strumento informatico per gestire, e lo stiamo vivendo tutti i giorni, persone guarite con tamponi negativi vengono persi, referti, non c'è possibilità di riavere il Green Pass perché sono indietro con l'ottenimento. È una rincorsa al delirio collettivo e questo non è ammissibile in una regione come la Toscana, soprattutto in cui ci si dice che la sanità è un fiore all'occhiello. Ormai purtroppo è lo fiore all'occhiello non lo è più e dobbiamo cercare di capire perché non si vuole gestire la sanità pubblica, che è un bene di tutti, perché purtroppo la salute è un bene per tutti.